Sia lodato Gesù Cristo. Oggi è il primo sabato del mese, per cui siamo invitati a onorare il cuore immacolato di Maria, sia con la comunione, chi la può fare, se c'è un po' di tempo dopo la messa io confesso un altro po', sia con un quarto d'ora di meditazione, o almeno così io avevo letto da qualche parte, o sentito nella mia fanciullezza. Dio vuole che si onori il cuore immacolato di Maria. Inutile chiedere a Dio perché vuole questo, perché i giudizi di Dio sono imperscrutabili e inaccessibili. Ma possiamo però tentare di capire perché. E la verità è che Maria è al centro della storia, perché Gesù è venuto al mondo tramite lei e il mistero dell'incarnazione è al centro di tutto. E ora forse vuole che si prepari il ritorno di Gesù tramite Maria. È un'ipotesi. Rimane vero che Maria è al centro della storia. E non soltanto perché è stata pensata come strumento dell'incarnazione, ma anche come corredentrice, cioè ha una parte notevole nel mistero della redenzione. Parte che è stata negata da Don Rodrigo, ma appunto per questo noi ci crediamo, visto che lui nega tutto ciò che è vero e santo. Se mi chiedete perché Maria è corredentrice, io non vi so dire molto. C'era padre Vincenzo che era specializzato in questo. Ma penso soprattutto che se il primo peccato è stato fatto da Adamo ed Eva, così anche la riparazione aveva bisogno di un uomo e di una donna, Gesù e Maria. Ovviamente con una importanza asimmetrica, perché Gesù è Dio, e Maria pura creatura est, dice San Tommaso, e anche Dante nella Divina Commedia, umile e alta più che creatura, ma sempre creatura. Comunque la redenzione per un misterioso progetto di Dio si compie con loro due. Maria era lì sotto la croce, non senza un preciso disegno divino, amorosamente consenziente, dice il Vaticano II, all'immolazione della vittima da lei generata. Sotto la croce ha sofferto in modo indicibile e la sua sofferenza associata a quella del figlio la fa corredentrice. Da qui il dovere di onorare il cuore di quella mamma che ha tanto sofferto per noi. Onoriamola dunque nei sabati, sabato è il giorno di Maria, la ricordiamo in modo speciale, nei primi 5 sabati del mese, oggi è il primo sabato del mese, e onoriamola con il rosario benedetto che tiene lontano il demonio. Dove si onora la Madonna, il demonio non ha molte possibilità di fare danno. Tenete sempre in mano, ha detto la Madonna, la corona del rosario come segno per Satana che voi appartenete a me. Oggi è anche l'inizio del mese di giugno, mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Onorando e adorando il Sacro Cuore intendiamo adorare l'infinito amore di Gesù per noi. Il cuore infatti è considerato la sede dei sentimenti, in particolare dell'amore. Siamo dunque invitati a guardare a quel cuore che ha tanto amato gli uomini e non per scherzo, e in cambio riceve solo ingratitudine e disprezzo. Qui si potrebbe inserire il tema della riparazione, ma oggi non ne ho voglia. Di fronte a questo amore non possiamo che ricambiare l'amore di Dio e soprattutto amare il prossimo, perché San Giovanni nella sua prima lettera dice una cosa strana, cito a senso, ricordo le parole precise, come non ho le fonti francescane con me, per non avere zavorra in viaggio, così non ho neanche la Bibbia, non perché la Bibbia sia zavorra, ma per non portarmi peso in più. Dice, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Cioè la prova del 9 che abbiamo capito l'amore di Dio è che amiamo e serviamo i fratelli. E per il Sacro Cuore di Gesù per oggi può bastare. Avrete modo di ritornarci il 7 giugno, sperando che non tocchi a me anche quel giorno predicare, che venga fuori qualche altro. Oggi infine Santa Angela Merici di Desenzano sul Garda. Il Messalino, dando qualche notizia su di lei, dice che lei diceva così:
I disordini della società derivano da quelli della famiglia. Ci sono poche madri cristiane. E lo diceva nel 1500, lei è morta nel 1540. Se venisse oggi, in cui è sempre più chiaro che c'è un progetto diabolico di distruggere le famiglie e la famiglia, non so cosa direbbe. Satana odia la famiglia, perché la famiglia è creata, voluta da Dio. Se finora si accontentava di seminare discordie e odi nelle famiglie, oggi ha fatto molti passi avanti. Oggi c'è il divorzio, passato con un referendum popolare, parlo per l'Italia, nel 1974, se non ricordo male. In quell'occasione ha vinto il divorzio. E lì si è visto che l'Italia non era più cattolica. Forse se tutti i vescovi fossero stati più forti, qui voglio fare un ricordo di Papa Luciani, anche perché c'è una nipote nel piccolo resto. Papa Luciani, in occasione del referendum sul divorzio, aveva qualche gruppo cattolico, la Fuci di Venezia, che era favorevole al divorzio. O meglio, non è che erano favorevoli, dicevano: noi siamo cattolici, la pensiamo così, non possiamo obbligare gli altri alla nostra mentalità. Ma su questo è sbagliato, l'ha detto il vescovo di Agrigento l'unica volta che sono stato a cena con lui a Giardina Gallotti. Era il pensiero anche di qualche altro sacerdote in giro per l'Italia. No, noi non diciamo no al divorzio perché siamo cattolici, ma perché siamo uomini, perché crediamo che è un valore l'unità della famiglia, soprattutto per il rispetto dei bambini. Comunque lasciamo stare. Luciani, in quell'occasione, ha sciolto la Fuci di Venezia perché era favorevole al referendum sul divorzio, il che ci dice che era un tipo piuttosto tosto, che era veramente capace in Vaticano di farla finita con la massoneria ecclesiastica, e per questo pare l'abbiano ammazzato. Mi pare che un 30% hanno detto no alla legge sul divorzio, e quindi la maggioranza ha detto sì. Ecco perché Josef Ratzinger, che non c'entra niente col divorzio in Italia, nel 1967 parlava del piccolo resto, e Paolo VI nel 1977 di un piccolo gregge. È molto bella la frase in cui è inserita questa parola di Paolo VI. Parlando con Jean Guiton aveva detto: mi pare che all'interno della Chiesa Cattolica ci sia un pensiero di tipo non cattolico. Può anche darsi che un domani questo pensiero diventi prevalente, ma non sarà mai il pensiero della Chiesa. Bisogna che sussista un piccolo gregge, per quanto piccolo esso sia. E ci stiamo arrivando. Alcune profezie che vado leggendo dicono chiaramente che la Chiesa sopravviverà in un piccolo resto rimasto cattolico. Ci accusano di uscire dalla Chiesa. È esattamente il contrario. È Don Rodrigo che, sedendo con i partigiani del diavolo sul trono di Pietro, da usurpatore sta inquinando progressivamente la Chiesa. Cerco di usare un'immagine, vale per quello che vale, ma la uso. C'è una vasca enorme di acqua limpida, è la Chiesa cattolica. Veramente nella Chiesa ci sono anche i peccatori, ma un altro discorso. In questa acqua viene buttato un colorante nero, intensissimo, velenoso, che si espande progressivamente in quell'acqua chiara e limpida. Per non farsi contaminare, l'acqua restante non ha altra scelta che andarsene da un buchino sul fondo della vasca. E quel buco si chiama piccolo resto, una via di fuga. L'immagine vale per quello che può valere, ma è chiaro che il non cattolico nella Chiesa è Don Rodrigo e quelli della sua parte. Però hanno in mano tutte le strutture, loro sembrano cattolici senza esserlo, e noi che siamo cattolici sembriamo ai loro occhi scismatici. Ma torniamo al divorzio. Il divorzio non è un male qualunque. L'adulterio è un grande male, un peccato grave, anzi gravissimo. Ma il divorzio è l'istituzionalizzazione del male. È una vittoria di Satana. Solo una società anticristica poteva arrivare a permettere il divorzio. Perché Gesù è stato chiarissimo: l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Se è vero matrimonio, c'è tutto il problema degli matrimoni invalidi, ma un altro discorso. E ancora detto: i due saranno una carne sola. Il fatto che il divorzio sia stato introdotto con estrema facilità in tutti i paesi del mondo
vuol dire che c'è una regia occulta che lavora per questo. E questa cabina di regia non si è fermata al divorzio, ma porta avanti un progetto anticristico, ed ecco l'aborto, al quale ci siamo abituati, ma che è un crimine abominevole agli occhi di Dio e attira castighi. Se non ricordo male, lo dice Santa Faustina nel suo diario. Avanza sempre più anche il matrimonio omosessuale. Tra l'altro, anche se Don Rodrigo va dicendo che la benedizione delle coppie gay va data al singolo, e dicendo questo è un puro ipocrita, io vorrei sapere da Don Rodrigo, se mi ascolta, perché non scomunica quei preti, forse vescovi, che in giro per il mondo fanno matrimoni omosessuali con benedizioni che durano più di 15 secondi? Perché non interviene? Fa credere una cosa e lavora per un'altra. Del resto lo si è visto molto bene proprio con la benedizione delle coppie gay, proibita 3 anni fa, dichiarata lecita 6 mesi fa. Quell'uomo è nato per ingannare. L'inganno lo ha nel sangue e il grande ingannatore è Satana, ricordatelo sempre. Restando uniti a lui, in comunione con lui nella messa, si aiuta la distruzione della famiglia e delle famiglie. Quell'uomo lavora per Satana. Ma torniamo a Santa Angela Merici. Ai suoi tempi queste cose non esistevano, ma lei si lamenta che c'erano poche mamme cristiane. Non so bene cosa intendeva. Probabilmente anche allora c'erano molte, o almeno alcune, madri di famiglia che non pregavano, che non andavano a messa, e quindi che erano poco attente all'educazione cristiana dei figli. Vale anche per noi oggi. Abbiamo bisogno di mamme cristiane e ovviamente di papà cristiani, che inculchino soprattutto la fede nei figli, lo spirito di preghiera, lo spirito di sacrificio. E ciò si può ottenere soprattutto tornando a pregare il rosario assieme come famiglia. Il rosario fatto bene è un ottimo elemento di coesione familiare. Il rosario salva le famiglie. Ho detto fatto bene. Io mi ricordo che quando potevo avere 7-8 anni c'era una famiglia vicina di casa mia che diceva il rosario, a casa mia no, era impossibile. Ma se non ricordo male era ridotto a formalità, e così quando è entrata la televisione è sparito del tutto. Il rosario va pregato bene per quanto è possibile a noi comuni mortali. Se tutte le famiglie del mondo pregassero il rosario, quanti guai si eviterebbero? Quanti problemi si risolverebbero? Ma è possibile che la salvezza del mondo passi da questo mezzo così semplice? Sì, perché Dio è semplice e ci salva con cose semplici, se solo volessimo accettarle. Oltretutto, come l'acqua benedetta, serve anche a tenere lontano il demonio. Il demonio teme il rosario, al punto tale che talvolta, per sfogare la sua rabbia, spezza alcune corone del rosario. Lo raccontava Frau Hummel di una cosa successa durante un esorcismo, la corona rotta 2 o 3 volte, ma credo che è successo tante volte. Per rabbia alle volte lui spezza le corone. Cerchiamo dunque di fare arrabbiare il demonio. Recitiamo rosari anche come famiglia e il suo potere, potere di Satana, diminuirà. Sto finendo. Ovviamente non basta il rosario per avere famiglie sante, come voleva Sant'Angela Merici. Ci vuole anche tutta una formazione cristiana, catechesi, messa, sacramentali. Ma per questo vi rimando a Radio Domina Nostra, dove Padre Alessandro propone un cammino impegnativo di vita cristiana. E mi sembra un sacerdote cattolico, potete fidarvi. È visto male da certi ambienti cattolici perché non riconoscono Don Rodrigo, no, perché lui, Padre Alessandro, non riconosce Don Rodrigo come Papa. Ma questa è la pura verità. Se Don Rodrigo è il Papa, Gesù ci ha ingannati. Più si andrà avanti e più sarà evidente anche agli unacum. Qualcuno, secondo me, avrà l'umiltà di accettarlo, ma forse non tutti. Le ragioni per cui Don Rodrigo non è il Papa le sapete. Approfondite sempre di più e diffondetele. Termino con l'ultima, per l'ultima volta, con Sant'Angela Merici.
Lei era preoccupata per la situazione delle famiglie, allora, se venisse oggi, e fondò una congregazione, quella delle Orsoline, per educare cristianamente le giovani, perché facessero famiglie cristiane. Cosa si può fare oggi? Oggi come oggi, nell'attuale situazione, non vedo di meglio che seguire Padre Alessandro e Radio Domina Nostra, perché è l'unica, che io sappia, realtà cattolica non in comunione con Don Rodrigo, che Papa non è, che Papa non è. Certo, a me non dispiacerebbe che chiudessero Radio Domina Nostra per il tempo che ci devo dedicare io. Devo scrivere le cose. Tuttavia riconosco che per molti è la salvezza. Come già detto, ci sono molte realtà cattoliche buone, ma o non hanno il coraggio di dire che Don Rodrigo non è il Papa, o non l'hanno ancora capito, il che significa essere un po' ignorantelli, perché se 2 più 2 fa 4, se si è cattolici non si può riconoscere Don Rodrigo come Papa. E allora continuiamo la battaglia assieme a Padre Alessandro e a tutti quelli che nel piccolo resto non sono bandiere che se ne vanno alla prima mistica che dice di parlare con qualcuno. Chi sarà questo qualcuno? Continuiamo la battaglia in attesa della vittoria. Vittoria certa, perché il castello di menzogne che ha messo in piedi la falsa Chiesa non può reggere a lungo, perché le menzogne hanno le gambe corte. Del resto, non lo sopportano più neanche nella curia romana, però c'è lo stipendio. Lo chiamano il cretino felicemente regnante, ma c'è lo stipendio. Un ultimissimo pensiero sulla durezza della battaglia, saputa stamattina. Un sacerdote è stato detto, non faccio il nome, per o lasciare padre Minutella o lasciare la casa, sarà una casa in affitto o della diocesi, boh. Il diavolo è veramente scatenato. Forse gli resta non poco tempo, ma pochissimo tempo, per questo è scatenatissimo, chissà. Termino con una battuta. Io ho solo la tomba, non ho nient'altro di mio. Non vorrei che anche a me dicessero o lasci padre Alessandro o ti togliamo la tomba. Andrei veramente in crisi. Padre Alessandro o la tomba? Tomba alla quale io già ci vado ogni tanto a dirmi qualche l'eterno riposo, perché non so se dopo la mia morte qualcuno pregherà per me. Dio è eterno. Non c'è passato, presente e futuro, per cui veramente uno può pregare già ora per se stesso. Se mi tolgono la tomba, voi tutti assieme me ne fate un'altra. O qualcuno mi presta la sua. Pregate che non subisca un simile ricatto, perché in questo tempo apocalittico stiamo vivendo l'incredibile. Ti tolgono la casa se stai con padre Alessandro. Per grazia di Dio verrà un giorno in cui la verità trionferà assieme al cuore immacolato della nostra cara mamma celeste. Sia lodato Gesù Cristo.